Sua Eccellenza Monsignor Mogavero, oggi una giornata importante con un monumento all'Arma dei Carabinieri, importante per Mazara e per la società mazarese in sé. Sì, è una giornata che ha visto come poche volte tutte le componenti di questa nostra città magnifica, componente religiosa, civile, militare, sociale, studentesca, unita in questo momento di riconoscimento di una istituzione fondamentale per il nostro paese, che dice soprattutto vicinanza alla gente ed esaltazione dei valori popolari, perché l'Arma dei Carabinieri è un'arma popolare non solo per il suo servizio, ma anche perché innumerevoli suoi militari vengono da famiglie del popolo, e quindi questa vicinanza dice anche una sintonia tra l'istituzione che ha celebrato quest'anno 200 anni della sua storia e la realtà locale. Con questo monumento si vuole rendere omaggio a una istituzione, ma soprattutto a uomini che a volte nel nascondimento e nel silenzio hanno reso preziosa la loro vita e hanno assicurato la pacifica convivenza dei cittadini. Visto quanto risalta alle cronache cittadine degli ultimi giorni, degli ultimi tempi, è anche una giornata di preghiera affinché si possa avere una protezione migliore anche da parte dell'Arma dei Carabinieri. Sì, le vicende di cronaca, soprattutto il quadro nazionale e internazionale che preoccupano tanto oggi, confidano molto nella saldezza delle istituzioni e di coloro che le incarnano e le difendono, e l'Arma è sicuramente una di queste.